Cari amici, bentrovati. Io sono Francesco Andriani e questo è lo spazio riservato alle recensioni informali di pop culture. Oggi io e lo Scrondo vi parleremo del numero 29 di Somma Esterna, intitolato Le anime morte, sceneggiato da Massimiliano Filadoro, che torna a scrivere una storia in solitaria sulla serie regolare del Demonologo di Edimburgo, dopo il numero 10, L'altro inferno. Massimiliano sarà anche ospite di questa video recensione. E fra qualche minuto ci racconterà la genesi di questo nuovo numero di Somma Esterna. Le illustrazioni del lab invece sono state realizzate da quello che possiamo definire un veterano di questa collana, Luigi Formisano, che con i suoi tre numeri all'attivo può essere considerato il disegnatore più prolifico della serie insieme a Luca Lamberti. Per quanto riguarda la copertina c'è poco da dire, si tratta di un'altra splendida impresa dei tre copertinisti titolari, Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo ed Emiliano Tanzillo. Prima di proseguire, vi voglio ricordare che nella playlist Le live di Pop Culture potete recuperare tutte le nostre interviste e soprattutto vi invito a seguire le nostre dirette ogni mercoledì alle 21:30 sulla nostra pagina Facebook Pop Culture, tutte le anime della cultura pop. In contemporanea qui sul nostro canale YouTube e anche su Twitch per chi lo preferisse. Vi lascio il link nei nostri canali social in descrizione e ora partiamo con la recensione. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. It all started with the Big Bang. Mentre procedete nella lettura di questo numero, vi consiglio di tenere sotto mano tre albi usciti qualche tempo fa. Mi riferisco al numero 2, il Mausoleo Nero, ai numeri 23 e 24, Il bene più grande e Duncan. Poiché all'interno delle anime morte ci sono diversi riferimenti a queste tre storie, ma sia ben chiaro, cari lettori, che salite a bordo solo ora. Questa storia può essere letta senza troppi patemi d'animo, anche senza conoscere tutta la continuity del Demonologo di Edimburgo. Le anime morte riserva non pochi colpi di scena, soprattutto nel travagliato rapporto tra Samuel e la figlia Lily, che sembra giungere a un punto di svolta definitivo. Ma si fa apprezzare tantissimo anche per i momenti di puro terrore perfettamente costruiti da Massimiliano Filadoro e per la grande quantità di scenari che riesce ad aprire all'interno di un singolo racconto. Il coprotagonista di questo numero 29 è senz'altro l'occultista Albin Raiden, spero proprio che si pronunci così, entrato in scena nel numero 23, Il bene più grande. Coinvolge Samuel in un'indagine riflessiva che lascia ampio spazio alla speculazione filosofica, dalla quale entrambi usciranno profondamente cambiati. Davvero un'ottima prova da solista di Massimiliano Filadoro, degnamente illustrata da Luigi Formisano, sempre più agio con le atmosfere cupe della serie e con le oscure visioni dell'esorcista scozzese. E ora lascio la parola a Massimiliano Filadoro e noi ci risentiamo fra qualche minuto. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli amici di Pop Culture. Allora, siamo qui per parlare dell'ultimo numero di Samuel Stern, attualmente in edicola, il numero 29, Le anime morte, che mi vede in solitaria alla guida della sceneggiatura, coadiuvato dall'eccellentissimo Luigi Formisano, per cui dopo spenderemo sicuramente due parole. C'è da dire che ogni volta che noi della Trimurti, quindi Savegnago, Fumasoli e Filadoro, ci avvicendiamo alla scrittura solitaria di alcuni numeri, comunque gli altri in qualche maniera supportano non soltanto moralmente ma anche fattivamente, quindi comunque, anche quando vedete delle firme singole, c'è sempre una,
una rete di, se non altro, di consigli, di letture, di revisioni, perché comunque ormai stiamo diventando proprio intercambiabili sotto questo punto di vista. Però bene o male, comunque, questo numero l'ho portato avanti più o meno da solo, e appunto disegnato da Luigi. Allora, è un po' difficile parlare di questo numero nella trama, entrando nella trama, perché dove fai un passo c'è uno spoiler, c'è assolutamente uno spoiler che ti aspetta dietro l'angolo. Quindi, per non rovinare la sorpresa ai lettori che ancora non l'hanno letto, mi piacerebbe, riguardo a questo numero, parlare di quello che c'è, degli elementi, degli ingredienti, no? Degli ingredienti della ricetta, più che del sapore della stessa. Siamo entrati in continuity, quindi ci sono dei riferimenti che saranno in questo numero, che saranno più chiari a chi segue Samuel Stern da tempo. C'è da dire una cosa a cui tengo particolarmente: ogni numero di Samuel Stern viene pensato per essere letto autonomamente, quindi con una conclusione, e quindi dare quella soddisfazione anche a un lettore che ipoteticamente non sappia nulla del mondo narrativo di Samuel. A meno che non siano dei numeri dichiaratamente in continuity, come appunto è stata il ciclo di Abisco, il ciclo di due numeri, però ecco, difficilmente si troverà in Samuel Stern un finale con il classico cliffhanger, quindi che rimanda al prossimo numero. Quindi questo è il nostro sforzo. C'è da dire che è vero, adesso che ribollono tanti, tanti ingredienti nella storia, nella storia orizzontale di Samuel, è sempre più difficile imbastire una storia che abbia che si. Io penso che riusciamo comunque a scrivere storie che si supportino da sole, però è vero che alcuni riferimenti vanno in qualche maniera colti per seguire la storia al 100%. Quindi, in questo numero siamo entrati in continuity, ci sarà il ritorno di personaggi passati. Beh, uno è evidente, non è spoiler, perché comunque la figura di Lily Stern, la figlia di Samuel, è ben presente sulla copertina, quindi questo è già dichiarato. Mi sento di dire che non sarà all'interno dell'albo una presenza costante, infatti ho letto già di alcuni malumori perché si aspettavano comunque una storia imperniata solamente su Lily Stern, però a riguardo mi piacerebbe anche dire due cose riguardo proprio ai personaggi che circondano e che compongono il mondo narrativo di Samuel. Quindi insomma ci sarà Lily, tornerà con una sezione di plot, di trama molto molto importante a mio parere, e poi comunque si continua a delineare questo male che comunque è travasato, quindi proprio ho usato questo termine non a caso, perché si sta parlando sempre più di un male liquido. In fin dei conti, che cos'è Samuel Stern, la storia, se non una metafora di queste anime liquide o morte in questo caso? Solo un'anima liquida può essere in qualche maniera contaminata da qualche cosa che viene dall'esterno o dall'interno. A proposito dei personaggi di Samuel Stern, perché comunque in questo numero appunto c'è Lily, c'è un ritorno di un personaggio molto importante, e poi ci sono le solite spalle, se così si può dire, che sempre meno spalle sono per alcuni. Infatti le perplessità anche interessate che ruotano attorno a Samuel Stern come fumetto sono quelle di alcuni lettori, non pochi, che dicono
che apprezzano moltissimo, e di questo li ringrazio, i personaggi di Duncan, di Padre Duncan, di Angus Derriling, di Penny Campbell, e spero anche adesso di Lily Stern, e però tutto sommato dicono, ma com'è che Samuel è ancora così vago come personaggio, che a volte sembra statico, a volte sembra non decidersi su quello che deve fare. A parte mi viene da dire che di personaggi ondivaghi, di personaggi che comunque non hanno fatto del loro temporeggiare, del loro cercare di capire la situazione, la storia della letteratura, per carità, con le dovute differenze, ma insomma un Amleto parla per tutti, quindi comunque ci starebbe che il povero Samuel sia abbastanza perplesso e immobilizzato certe volte di fronte a degli eventi che sono veramente molto più grandi di lui. Però mi piacerebbe fare una riflessione velocissima, più forse un pochino più interessante, e quasi un consiglio a tutti i lettori che in qualche maniera sono giustamente, lecitamente interessati a capire qual è l'anima di Samuel, qual è il personaggio al di sotto della maschera, al di sotto della caratterizzazione. Che cos'è la caratterizzazione? Tutti quegli elementi che la società, che il mondo esterno ci impone e ci dice: quello sei tu. Io mi chiamo Massimiliano non è un nome che ho scelto, è un nome che mi è stato imposto, e magari si limitasse solo a quello, però sempre comunque il mondo esterno ci dice esattamente come siamo fatti, come dobbiamo essere, che non c'è nulla di male, perché comunque sono i dettami su cui si poggia la società. Il brutto è quando cominciamo a identificarci con questi dettami: io sono questo, io sono quell'altro. Quindi vabbè, al di là di queste divagazioni alla Angus, mi verrebbe da dire, cose che mi suggerisce lui da dietro, chi è Samuel Stern? Forse io consiglierei appunto ai lettori di indagare, cercare l'anima di Samuel Stern nei personaggi che gli sono vicino. Chissà che dentro Duncan, dentro Angus, dentro Penny non ci siano dei pezzi dell'anima di Samuel, un po' come il percorso, il classico per il viaggio dell'eroe, no? Ovvero una struttura narrativa, in realtà è un po' un monomito, come ha detto qualcuno, quindi quel percorso dell'essere umano riconoscibile in qualsiasi narrazione, dalle più antiche mitologie narrate per via orale fino alle saghe di fantascienza, ai film di Hollywood, riscontrabile in ognuno di questi c'è questo percorso. E chissà che il percorso di Samuel, al di là del confronto con il male effettivo che ha contro, si riconosca, si identifichi proprio in questo passaggio, in questa interazione con i suoi più stretti, non direi collaboratori, ma proprio amici. Quindi questo forse potrebbe essere interessante, cercare di capire chi è Samuel attraverso la sua propria mitologia, che d'altro canto è un po' il progetto, bene o male, che ci siamo preposti. Quindi comunque sì, costruire un personaggio seriale che abbia le gambe, le spalle per sopportare una serie intera, ma soprattutto attraverso di lui, non affiancarlo a semplici spalle, ma a persone nei limiti di quanto ci consente la narrazione, quindi la finzione narrativa, delle persone vere, delle persone stratificate con le loro complessità, con le loro ombre, e il concetto di ombra comunque è primario nella storia di Samuel Stern. Un altro punto di questo albo, si potrebbe dire, è quello della dipendenza dal male. Il male è reale, è liquido, ritorna questo concetto di liquidità, che in questo caso è qualcosa di potente, perché comunque una materia liquida è qualcosa che può
incunearsi negli interstizi, entrare dappertutto e possedere, in questo caso, un essere umano. E in qualche maniera viene chiamata questo male e si ha bisogno di questo male, con la metafora comunque della droga, di qualsiasi tipo di droga, e comunque nel bene e nel male abbiamo provato a raccontare anche questo aspetto. Un ultimo punto, come vedete sto parlando dell'albo senza entrare nella storia vera e propria, che vedrà comunque Samuel Stern alle prese con una sua indagine, possiamo dire, un incontro con una, con, oltre che abbiamo visto l'incontro con Lili Stern, ma anche comunque con una, con uno degli aspetti del male scivolato sulla terra. Dicevo, un ultimo punto a cui tengo molto è che, e tra l'altro è una mia fissazione abbastanza recente, la ricerca di spazi, un termine tecnico e di sceneggiatura potrei dire le location, che è orribile come termine, molto è tecnico, quindi comunque serve quando è necessario, quindi ci sono dei personaggi, li mettiamo in quella location, però insomma riappropriamoci un momento della nostra lingua italiana, quindi gli spazi, i luoghi, i posti, i luoghi liminali, gli spazi liminali, che cosa vuol dire? Sono spazi di transizione e quindi di trasformazione. C'è ultimamente, soprattutto con piccole produzioni su YouTube che si possono trovare, c'è una fertile produzione di questi corti che trattano appunto questi spazi molto inquietanti, ad esempio tra tanti mi viene in mente il ciclo delle backrooms che si possono trovare appunto su YouTube, e sono ovviamente sempre declinati nel mondo che ci interessa, ovvero quello horror, ma in senso ampio, quindi tutta quella finzione narrativa, tutta quella narrazione che può portare certe emozioni e anche farsi fare qualche domanda, magari, perché l'horror, perché no? L'horror serve anche a quello. E spazi liminali, quindi cercare di trattare appunto quello che tento di fare e che sono veramente invogliato a fare recentemente. Portare degli spazi particolari all'interno di una narrazione horror come veri e propri personaggi, che abbiano comunque la caratura e la forza di interagire, essendo comunque spazi, quindi non intendo che si muovono o comunque quella è un'altra cosa, una casa infestata va bene, è personaggio. Lo spazio liminale è qualcos'altro, per capirci, e anche per citare un riferimento degno e importante, i corridoi dell'Overlook Hotel, quindi sono luoghi che danno inquietudine, luoghi sospesi perché appunto sono di transizione, sono di fruizione di qualche cosa senza quell'attività che gli renderebbe attivi, quindi desolati. Di solito gli spazi liminali appunto sono vuoti, non ci sono persone vere e proprie. E corridoi con tappezzeria consunta, e quindi danno questo tipo di narrazione horror, mi viene da dire, da quella sensazione che viene definita uncanny. In questo caso uso volutamente la lingua inglese perché è abbastanza intraducibile, è quella sensazione di inquietudine e tutto sommato però anche di una familiarità. In qualche maniera noi conosciamo quella situazione, ma ne abbiamo, se non paura, una forte inquietudine. L'idea di una porta socchiusa, già l'idea di un corridoio infinito comunque è da incubo, parliamoci chiaro.
ma anche di una porta socchiusa dietro la quale ci ricordiamo che poteva esserci qualcosa, ma non sappiamo bene che cosa, vediamo soltanto la fessura di buio al di là della porta, potrebbe aprirsi, rimane socchiusa e questo è già una sospensione, ecco, ci sono queste situazioni molto sospese, narrative, e ultimamente ne sono appassionato, poi bisogna un po' limitarle perché comunque possono... Samuel Stern è comunque un fumetto volutamente di azione, quindi relativa, intendiamoci, però ecco, magari altri tipi di narrazioni molto sospesi, troppo sospesi, me li riserverò magari per altre cose al di fuori di Samuel. Però al di là di questo, di queste velleità che posso avere, ho cercato di trasportare nelle anime morte anche questo aspetto degli spazi come protagonisti, e devo dire che Luigi Formisano è stato un partner di creativo incredibile, ha preso proprio le redini, mi ha capito perfettamente quello abbiamo condiviso tantissimo questo aspetto qua, e è andato lui per conto proprio a realizzare, io gli ho dato qualche cenno ma veramente poca roba, e ha lavorato appunto su una gestione di questi tipi di spazi molto molto inquietante, infatti alcune tavole sono andate molto al di là di come me le potevo immaginare, fortunatamente, perché poi questo è il bello di fare lo sceneggiatore, vedere che la propria storia va oltre, e questo è importante, e quindi colgo l'occasione anche per ringraziare Luigi pubblicamente. Va bene, detto questo, io penso di aver delirato abbastanza, colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto Francesco e gli amici di Pop Culture, e anche ci tengo tantissimo a ringraziare tutti i lettori di Stern che ci stanno supportando, il loro affetto, il vostro affetto, mi rivolgo direttamente, il vostro affetto vi assicuro che è importantissimo, perché per stare dietro a Samuel noi lavoriamo tutti i giorni veramente, sabato e domenica compresi, perché comunque siamo piccoli, cresceremo ma siamo piccoli, e quindi dobbiamo sostituire, supportare quello che ci manca come gestione del personale, mi verrebbe da dire, con l'entusiasmo, la forza, e questo entusiasmo ce lo date voi, tantissimo. Va bene, io chiudo qua, ancora un grazie a tutti, ancora grazie Francesco. Ciao, 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 ciao. Ringrazio Massimiliano Filadoro per essere stato ospite per la seconda volta in una mia video recensione. Vi consiglio di leggere questo 29esimo numero di Samuel Stern per la bellezza della storia, che a mio parere rappresenta un vero punto di svolta della serie, e per gli ottimi disegni di Luigi Formisano. Questo è tutto, gente, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Pop Culture, tutte le anime della cultura pop, o a venire a trovarci sulla nostra pagina Facebook, dove nella sezione video potete recuperare tutte le nostre interviste e potrete assistere e partecipare alle nostre live ogni mercoledì alle 21:30. Vi lascio i link in descrizione, io lo scrondo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Ciao!